Ciao amici, sono Matteo Barberi di Marketing Facile. Di cosa parleremo oggi? Vorrei farvi vedere in questo video il concetto di segmentazione delle vostre campagne di pubblicità o advertising che sia. Prima di iniziare vi invito a seguire il mio gruppo privato su Facebook, è Marketing Facile. Seguite e vedrete tutti questi video dedicati alla conoscenza del mondo del marketing online. Entriamo subito nel vivo. In questo video vediamo proprio nello specifico quello che possiamo fare con LinkedIn. In modo particolare LinkedIn è uno dei social media legato al mondo B2B, così possiamo dirlo, dove è molto facile, tra virgolette, segmentare il più possibile il proprio target. Rispetto a Facebook, qui entriamo veramente nello specifico ed è perché il costo per click è più alto rispetto a quello che può essere di Facebook, ma è molto più mirato. Vorrei farvi vedere in questo caso un esempio. Se noi andiamo su LinkedIn e andiamo in questo caso in pubblicità, come state vedendo, vado a creare il mio annuncio. Io se vado a creare il mio annuncio, adesso entro in uno dei miei account, entriamo in questo account, ok, e faccio crea una campagna, creiamo una nuova campagna. Ok, io con LinkedIn, come avviene in Facebook, vi chiede sostanzialmente che tipologia di campagna state facendo, no? Posso andare verso il sito web portando i link di brand awareness, o come esso si sia, creando la notorietà, come viene chiamata, generazione di lead, che è interessante perché permette di creare una forma sostanzialmente di richiesta e avere esattamente il costo per ogni lead che viene fatto. Stessa cosa avviene anche per Facebook, si possono fare azioni di lead generation dirette, cioè non passando attraverso un funnel, ok, ma attraverso una form all'interno di LinkedIn. Come ripeto, questa cosa avviene anche per Facebook, cioè c'è una lead generation, ok, diretta, per avere in mano poi, in base al campo che viene compilato e ai campi che io chiedo che debbono essere compilati, nome, cognome, email, telefono, quello che volete voi, questo dipenderà dalla vostra strategia, ok, io vado a compilare. Ipotizziamo che andiamo in questo momento a generare visite sul sito web. Ok? Io vado a, più di tutto, andare a cominciare a segmentare quella che viene chiamato nel mondo della DV audience. L'audience è quelle persone che posso in generale potrei intercettare in base a dei parametri che io mi pongo. Nel marketing esiste solo la parola segmentazione. E più io sono focalizzato su un target ben preciso con delle caratteristiche, più le mie azioni, sia non a pagamento, cioè organico come vengono chiamati, o a pagamento, avranno un maggior tasso di conversione. Ok? Io parlo ancora prima di quello che poi avverrà nelle pagine web o funnel che saranno visualizzati. Ok? Parliamo ancora di prima. Allora, più di tutto abbiamo un parametro che è il parametro... Scusate che ho il telefono acceso, il parametro è dato dalla località, ok? Ovviamente, come voi vedete, nel momento in cui io metto Italia, vedete che abbiamo 13 milioni di abitanti, 13 milioni di utenti collegati a LinkedIn. È ovvio che io posso o fare un filtro puramente, diciamo, di zone, se voglio colpire, in questo caso, solo la Lombardia, o andrò ad aggiungere località. Adesso lasciamo Italia e capirete perché lascio Italia. Perché utilizzo altri parametri di segmentazione. Ovviamente metterò la lingua italiano, ok? E andiamo a quello che vengono chiamati gli attributi di audience, come vengono chiamati in LinkedIn. Questa cosa vale anche su Facebook in maniera non così diretta, perché è meno segmentata, perché ti può dire sì... Facebook dice gli interessi e quant'altro, ma non entra in merito, per esempio, andiamo a vedere della qualifica. Okay? Io posso dire, ok, andiamo a vedere azienda, cioè andiamo a vedere i parametri che mi pone come attributo di azienda. Allora, quando parlo di azienda, cosa mi dice? Possiamo, uno, andare, uno,
a definire la cosa più importante, settore d'azienda. Perché io dico, in quale settore lavora l'azienda che voglio percepire? Allora io sceglierò, se sono nella formazione, solo gli enti formativi. Ok? Ma quando vado a selezionare la tipologia di azienda che voglio intercettare, posso anche dire, lui mi propone che nella formazione ha un database che mi permette e-learning, gestione ambiente formativo, istruzione di prima secondaria, magari a me non interessano, istruzione superiore e ricerca. Ok, passiamo a 350.000 di audience da 13 milioni. Ok, perché l'ho inserito il parametro perché sono sulla formazione. Qui trovate più o meno tutti i settori, no? Che sono quelli codificati in LinkedIn, perché l'ho inserito questi parametri. Ok. Io continuo sempre ad avere un maggiore filtro, sempre utilizzando l'attributi di audience. Abbiamo visto l'azienda, io ho solo utilizzato, non sono entrato a vedere i collegamenti aziende. Ecco, la dimensione, pardon, interessante da vedere, dimensione dell'azienda. Qui cominciamo a dire, beh, io voglio aziende che vanno solo da 11,50 dipendenti e ho dato 23.000. Okay? Perché sto colpendo solo le aziende che sono in quel settore, ok, ma che hanno una parte dimensionale. Ecco, capite quanto sto andando nel dettaglio nel fare una comunicazione su LinkedIn, quello da 11,50 dipendenti. Ok, poi non è finita qui. Ok, andiamo ad aumentare ancora i parametri. Abbiamo visto azienda, per quello ho definito quest'area. Dati demografici, posso dividere il mio target di quei 23.000 anche per età e sesso, questo lo permette anche Facebook. Okay. Andiamo poi anche andare a cercare le persone, perché essendo LinkedIn collegamenti di persone, il tipo di istruzione che quelle persone hanno. Per quello dico, sono laureate, perché LinkedIn quando crei il profilo ti chiede questi contatti. Campi di studio, per esempio, se io vado a campi di studio mi offre. Ok, torniamo alla home. Andiamo, ok, per cosa abbiamo detto? Azienda, dati demografici, età, ok? Abbiamo l'età, istruzione, scuole superiori e lauree, perché vado a fare se vado a fare lauree, mi dice in quale laurea, posso specificarla direttamente, ok? Se torniamo all'istruzione, l'abbiamo vista, esperienze lavorative, perché lo posso anche filtrare. Il mio contatto per anni di esperienza, anzianità lavorativa, competenze dell'utente, funzioni lavorative e qualifiche. Allora, voi andate a vedervele tutte perché ci sono molte cose, perché l'audience state sempre a corrispondere in base. Le qualifiche per me sono importanti nel mio lavoro, non qualifiche, pardon. Volevo dire, aspetta, mi stavo perdendo. Allora, esperienza lavorativa, ok, ed è le funzioni, a poter vedere le funzioni lavorative, ok, le funzioni lavorative, ok? Vuol dire che io posso pensare ente formativo che si trova in Italia, dimensioni da 1,50, e questo è il mio insieme. Adesso dico, quale di queste persone chi si occupa di. Io so che internamente chi si occupa di formazione e passiamo a 10.000. A me l'ufficio acquisti non è importante arrivare all'inizio perché non è, potrebbe essere sì o no. Mettiamo anche l'ufficio acquisti. Okay. L'amministrativo si occupa solo di amministrazione, per quello non mi interessa, ma il business developer sì, ok, mi interessa. Chi fa consulenza? Mettiamo anche chi fa consulenza. Contabilità no. Controllo di qualità potrebbe interessarmi, le persone controllo. Finanza, formazione, imprenditoria lo metterei sempre, ok? Chi si occupa di informatica mi va benissimo. Chi si occupa di marketing può benissimo. Media e comunicazione mi va benissimo perché in questo caso può essere un ottimo strumento, il mio prodotto per la comunicazione e il marketing. E ipotizziamo che io metto anche le vendite. Abbiamo limitato per quello cosa ho fatto. Vediamo l'insieme,
che abbiamo costruito insieme. Gioco di parole. Per quello abbiamo, se vado a vedere l'audience in questo momento, abbiamo Italia, settore azienda, e-learning, gestione formativo, istruzione superiore, superiore, okay, e ricerca, dipendenti da 11 a 50, le funzioni lavorative che andrà a cercare saranno solo queste al suo interno, perché l'abbiamo visto, per vedere se abbiamo altre opportunità, abbiamo visto gli interessi, ok? E qui abbiamo gli interessi dell'utente, ok? Che posso andare, gruppi dell'utente, in questo caso andiamo a vedere se ho dei gruppi, ok? Altri interessi, a vedere gli interessi dell'utente, e posso andare a vedere l'interesse, se lui ha interessi per il marketing, e andare a segmentare l'utente, che in questo caso era l'ufficio acquisti, nel nostro caso, o responsabile formazione, con quel tipo di interessi. Okay. Questa è la segmentazione. Pertanto siamo partiti da, facendo un riepilogo, siamo partiti da un insieme di audience di 13 milioni e siamo arrivati a 15 mila. Allora, la domanda è, nel marketing non è importante quanto è grande l'insieme, ma quanto di quell'insieme riesco a portare il mio messaggio ed esso venga recepito e visto. Questo è un errore in tutte le PMI, ok? Perché tutte le PMI si fanno delle campagne troppe volte, troppo ampie, ok? Che non hanno l'impatto. LinkedIn, lavorando sul B2B, è uno dei ottimi sistemi per sostanzialmente arrivare. Io ho fatto un esempio che non è proprio un esempio, perché in realtà l'ho costruita quella campagna, e a me interessa arrivare al responsabile della formazione di quel tipo di ente formativo. Ora, Facebook non mi permette di arrivare, perché non ho un dato oggettivo di chi il ruolo che ha, perché non ho il ruolo e la qualifica. LinkedIn ha ruolo e qualifica, ok? Ora, questo ci permette di configurare un audience. Noi avremo un costo per click molto più alto che Facebook, ma andremo a intercettare un responsabile della formazione. Per quello volete calcolare il vostro costo per non per click, se faccio sito, se il CPL, o un costo CPA, costo per acquisizione, o un costo per lead, CPL, costo per lead, ovvio che quel lead preso ha un valore completamente diverso. Oggi è la regola aurea, è segmentare completamente, ok? In modo tale che voi siete in grado di fare questo. Ho tirato un po' oltre questa diretta, ma c'è questo video, pardon, ma è per darvi un'idea di come deve essere impostata una campagna, ok? Perché se io faccio una campagna di questo tipo, anche tutta la comunicazione, cioè dall'annuncio a si usa una campagna per generare un link, andrà su una pagina web o un funnel e riprenderà tutti i contenuti e il target di partenza. Okay. Ecco perché è un lavoro che una volta pianificato utilizzerò molto molto di più. E per quello confermo che LinkedIn è un ottimo strumento per il B2B, per creare campagne di questo tipo, okay? In modo tale da intercettare il target corretto nella, all'interno della mia attività. Detto tutto, vi ringrazio, vi ricordo, iscrivetevi al gruppo Marketing Facile. Se volete conoscere un po' di più quello che facciamo noi con azienda, andate su www.formeeting.it, mandate un'email e valutiamo di fare insieme il vostro business online. Grazie per adesso e buona giornata.